Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, nell'officina di Nora 024. Prima di proseguire con la carriera con questa partita, vi volevo ricordare di dare un'occhiata ai link in descrizione. Troverete il link per raggiungermi in live, nel mio canale Viola, dove streamo tutti i giorni da lunedì al sabato, il link per entrare a far parte del mio gruppo Telegram, la sala giochi di Nora. Se volete supportarmi con una donazione, trovate il link donazioni. Se volete fare una visitina nel mio shop, nello store Nora 024, dateci un'occhiata perché c'è il link anche di quello. Trovate il link anche per comprare Car Mechanic Simulator 2018 scontato su Instant Gaming, oppure il link dcdk.it, un sito dove sicuramente troverete anche Car Mechanic, ma tanti altri giochi scontati perché ogni giorno lì ci sono tante tante interessanti offerte, quindi dateci un'occhiata anche lì in quel sito. Detto questo, ragà, cominciamo a giocare e buona visione. Benvenuti nella mia officina, raga. Oggi si lavora sulle macchine dei clienti. Lasciamo un po' da parte la Mercedes che sto, diciamo, ricostruendo perché, devo andare comunque a fare un giro dallo sfasciacarrozze, per trovare quelle parti che mi mancano. Soprattutto vi ricordo la parte delle sospensioni. Quindi mi manca il braccio della sospensione anteriore C. Spero di avere la fortuna di trovarlo. Poi mi servirebbe anche il volano, che è una parte del cambio molto costosa, però quella nel caso potrò acquistarla. So che è una spesa che solitamente devo fare perché il volano non si trova così facilmente di buone condizioni dallo sfasciacarrozze, però qualcosina c'è che mi manca per la macchina, anche per quanto riguarda il motore. Devo trovare il collettore di aspirazione. Quindi, per adesso, per cambiare un pochino, perché ho bisogno anche di lavorare sulle macchine dei clienti, perché bisogna livellare. Quindi, vediamo oggi di lavorare su queste due macchine. Ho accettato questi ordini dai clienti e vediamo che problemi hanno. Questa, volendo, è carina, come macchina, cioè una macchina sportiva. Forse avrei cambiato un po' i colori. Vabbè, che ha della ruggine, carrozzeria graffiata, tutto quanto. Nuova sicuramente farebbe un altro effetto, però è carina, dai, come modello. Andiamo a vedere che problemi ha. Allora, dobbiamo cambiare l'olio e il filtro dell'olio. Prestazioni dei freni scarse. Ah, ok, quindi bisogna capire i problemi ai freni quali sono. Stato minimo dei pezzi nuovi al 64%. Allora, credo che la macchina non abbia problemi, dovrebbe partire, quindi se parte facciamo i test. Avvia l'auto, vediamo. Ok, parte. Allora portiamola in pista. Andiamo, pista fuoristrada. Vediamo se fare questo test ci dice qualcosa, se no facciamo anche il test in officina del percorso di prova, vediamo un po'. Cerchiamo di... Ma dove sono andata? No, aspetta, aspetta, non è questo. Cosa ho cliccato? Non lo so. Ah, forse ho fatto pista fuoristrada. No, questa macchina non è il caso di provarla nella pista fuoristrada. Allora, rifacciamo. Guida l'auto. Ah sì, perché avevo fatto pista fuoristrada invece che pista di prova. Errore mio. Vabbè, può succedere. Ho sbagliato a cliccare. Facciamo questo test. Ecco qui, questo è quello giusto. C'è il test di accelerazione, il test dello slalom, test delle sospensioni e test dei freni. E il test della carrozzeria che lo aggiungo io. Sto guidando con la tastiera, quindi un po' di danni li faccio. Frena. Adesso così balla, anzi neanche tanto, pensavo peggio. Ok,
frena, frena, frena. Ok, è andata bene. In pratica, in questo episodio, raga, voglio concentrarmi sul lavoro dei clienti, perché, come ho detto prima, ci tengo a livellare e quindi comunque qua si deve andare avanti con i livelli e il modo per farlo è quello, lavorare alle macchine dei clienti, fare più ordini possibili. Perché, come vi avevo spiegato anche qualche episodio fa, non vedo l'ora di raggiungere il livello 28. Allora, l'ampliamento dell'officina con il lavoro di verniciatura e li sblocco a livello 30. Ma io voglio arrivare a livello 28, così poi mancheranno solo due livelli a livello 30, perché potrò iniziare e vorrò iniziare a lavorare alla macchina che ho nel parcheggio, quella Mercedes, molto antica, però anche molto bella, che a me piace. E ci vorrei iniziare a lavorare quando raggiungo il livello 28, perché così dopo, dal 28 al 30, magari spero di avere la macchina pronta da poter poi anche verniciare. Vedremo, perché voglio iniziare costruendo il motore a quella macchina. Gli voglio costruire il motore da zero nel cavalletto. Però aspetto, per adesso aspetto, tanto c'è questa macchinina qua, faccio gli ordini, vediamo di lavorare sulle macchine, fare XP e raggiungere sto benedetto livello 28. Allora, cosa abbiamo scoperto dal test? Niente. Ottimo. Quindi non è servito questo. Sposta l'auto. Percorso di prova. Questo ci dovrebbe aiutare a capire un po' meglio i problemi di questa macchina. Tanto sono comunque i freni e smontando le ruote ci arrivo comunque, ma giochiamo seriamente, diciamo così, e facciamo i test. Dato che abbiamo questa possibilità di fare queste prove. Ok, qua già qualcosa sta saltando fuori. Freni anteriori. Probabilmente ci saranno forse anche i freni posteriori. Le sospensioni vanno bene, quelle davanti. Sembra che siano solo davanti i problemi allora. Ecco, così almeno facendo questo test so che devo smontare le ruote davanti, non quelle dietro. Spostiamo l'auto nel ponte libero, il ponte B, e ci andiamo subito a lavorare. Poi penseremo anche all'altra macchinina. Quindi a quanto pare i problemi sono davanti. Quindi via queste ruote. Ecco qua, infatti c'è il disco ventilato, il disco del freno ventilato che è tutto arrugginito. E fin qua ci siamo. Vediamo se ce l'ho da cambiare. Allora ne ho, però non è abbastanza perché se non mi sbaglio, ok, pezzi al 64%. Lo comprerò allora. Vediamo anche di qua. Qua c'è anche la pinza del freno che è andata. E pure la pastiglia, ok. Vediamo se abbiamo scoperto tutti i problemi. Sì. Pastiglia, disco dei freni, pinza, pastiglie, pastiglie. Ok, sì, vabbè, tutti disco dei freni. Ah, ma anche dietro forse invece c'è il problema. Aspettate un attimo, ci sono problemi anche dietro. Perché se mi dice disco dei freni ventilato, questi due stanno davanti. Le pastiglie sono 1, 2, 3. Sì, anche dietro. Ok, allora sistemiamo. Per adesso qui davanti, pensavano che dietro non c'erano problemi, invece sì. Quindi compriamo due di questi, tre pastiglie, pinza ne compro una e disco dei freni ne compro due. Ecco fatto. Quindi andiamo a montare i pezzi che ho appena comprato. Nuovi, tanto lui li paga lo stesso.
Ok, disco dei freni ventilato. Meno male che le pastiglie le ho comprate. Mi ricordavo di non averne di scorta. Allora, qua ne ho due, una al 76 e una al 70%. Quindi gli vanno bene quelle usate. Perché vuole, li vuole al 64%, come stato minimo dei pezzi. Quindi quelli là vanno bene. Ecco fatto. L'altra ruota, sono lavori anche veloci questi, eh. Veloci e che mi fanno guadagnare qualche punto XP. Poi vediamo l'altra macchina, forse ha qualche problema in più. Poi c'è un altro ordine che voglio accettare, però magari lo farò nel prossimo episodio perché quello sarà un po' lungo. Sempre riguarda uno dei clienti, diciamo, più affezionati della mia officina che ha comprato una macchina per venderla. Quindi vuole che gliela sistemo, che poi lui la vende. Quindi penso sia uno scassume o non lo so, magari ha molti problemi da risolvere, vedremo nel prossimo episodio. Allora, infatti qua disco dei freni che non andava bene. Vediamo la pastiglia, gliela mettiamo nuova. La pinza, gli mettiamo questa. Ok, anche qui il problema è stato risolto. Manca l'ultima ruota dietro e devo cambiare l'olio e se non mi sbaglio anche il filtro dell'olio. Adesso vediamo. Vediamo poi quanti punti faccio. Pastiglia, disco dei freni. E rimettiamo disco dei freni nuovo. Pastiglia al 75% va bene. Pinza al 67% che gli va bene. La ruota. Ecco fatto. Allora, guardiamo bene. Tutti i lavori fatti, cambia l'olio. Ah no, non, ah sì, filtro dell'olio V8. Ok, compriamolo subito. Allora, filtro dell'olio. Mi serve il filtro dell'olio V8, questo qua. 13 dollari. Con lo sconto pago pochissimo. Tiriamo sulla macchina. Eccola lì. Allora, spostiamo nel ponte B. No, aspetti. Ecco qui. Ok. Andiamo a togliere il filtro. Mettiamo quello nuovo. Ecco fatto. E riempiamo. Mettiamo l'olio nuovo, pulito. Dov'è? Eccolo qua. A posto, direi che così può andare. L'importante è che gliene mettiamo un po'. Ok, consegniamo la macchina al cliente. Ci guadagno pochissimo, ma vabbè, perché è un lavoro di quelli veloci. 918 dollari, però vabbè, oh, vediamo quanti punti invece. 138, ecco, a punti andiamo meglio, eh. Cioè, con un lavoro così facile e veloce, 100, 138 punti esperienza, buttali via. Mi fanno molto comodo, anche perché sono a 17.720, devo raggiungere 18.005, quindi meno di 1.000 punti mi mancano. Allora, passiamo a quest'altra macchina, vediamo che problemi ha. Ecco, questa macchina direi che ha un bel po' di problemi. Stato minimo dei pezzi nuovi 60%. Il motore fa un rumore strano, ci sono tre problemi al motore. Individua e risolvi tutti i problemi del motore, ok, ce ne sono di più. I filtri dell'auto devono essere sostituiti, vabbè, questo è facile. Il motore sta funzionando, ma in modo irregolare. Problemi ai freni anche questa macchina. Revisione e riparazione generale del cambio. Ok.
Vabbè, il cambio è facilissimo da cambiare, da sistemare, e anche la scatola del cambio. Allora, vediamo se si avvia, perché qua c'è bisogno di fare qualche test. Se si avvia. No, questa macchina non si avvia. Ok, allora andiamo a cercare di capire. Vabbè, raga, qual è il problema? Qui c'è già il problema. Il coperchio della testata è tutto arrugginito ed è da cambiare. Le bobine tutte arrugginite. La valvola a farfalla arrugginita. La copertura della cinghia. Beh, ce n'è. Però facciamo i controlli. Allora, cominciamo da questo. Misuratore elettronico. Alternatore, ok. Poi altro controllino, tester di compressione. Pistone con biella, aia, uno solo, ma lo devo cambiare, devo smontare tutto il motore. Vabbè, dai, mi metterò con la santa pazienza. Scanner. Vediamo, per un pistone devo smontare tutto. Vabbè, mi scoccia un po' perché solo per un pistone devi andare a smontare tutto il motore, però ci guadagno in punti XP, vuol dire che questa macchina mi farà andare avanti un bel po' con i punti. Allora, le bobine le avevo viste, si vedono proprio che sono da cambiare, e il modulo ABS, non la pompa ma il modulo. Ok, poi vediamo l'ultimo test di pressione del carburante. Facciamo anche questo. E poi comincio a smontare. E anche questo ci dice che ci vuole il filtro del carburante e il canale di iniezione. Va bene. Ce n'è di problemi qua. E appena inizio a smontare ce ne saranno anche di più. Allora, sposta l'auto, ponte B. È sempre quello libero. Tiriamo su. E allora, vabbè, devo prima spurgare l'olio vecchio e poi comincio a smontare tutto il motore. Comincio proprio da lì. Cerco di mettere a posto prima il motore perché poi gli altri lavori sono facili da fare. Quello più lungo è proprio lì, sistemare il motore. Ok, quindi smontiamo direttamente da qua sotto. Poi devo cambiare tutti i filtri, ma quella è una cosa molto semplice. Devo beccare adesso il pistone danneggiato. Devo capire qual è. Tanto da qui sotto non lo posso comunque smontare. Devo togliere, vediamo. Questo dice 80. No, allora aspettate, questo cos'è? 68%. Questo pistone me lo dici? Vediamo se lo riesco a selezionare. Eccolo, è questo, è lui, è il primo. Bene. Allora, dato che è il primo, smonto solo, cioè questi qua non li vado a togliere. Allora, aspettate un attimo che questo glielo rimetto. Non credo si era cambiare il supporto. Adesso vediamo. Ma supporto di cuscinetto dell'altro. Ah, allora sì. Se è lui, forse è dai. Aspettate che vediamo se il supporto che ho smontato e rimontato alla fine era da cambiare. Vediamo, selezioniamolo. No, ok, è quest'altro. Perché non mi fa. Ah, perché l'avevo già. Ecco perché lo so, perché l'avevo già cambiato. Quindi il supporto è questo. 4% per forza. È andato proprio. C'era solo quel supporto. Ok, qua devo cambiare solo il supporto e il pistone. Quindi torniamo giù. E
adesso si smonta il motore. Tutto, tutto. Turbocompressore. Non lo vedo messo bene. Infatti, il turbocompressore è da cambiare. L'alternatore è da cambiare. Cosa abbiamo? Togliamo il tendicinghia. Tanto man mano che smonto poi mi accorgo dei vari problemi. Poi alcuni sono proprio evidenti, perché con tutta questa ruggine si capisce che qui il pezzo è rotto. Cinghia di trasmissione, ok, andava bene. Togliamo gli ingranaggi, la valvola a farfalla, ok, vediamo l'alloggiamento, questo è tutto a posto, anche il radiatore mi sembra a posto, ecco il canale di iniezione che è da sostituire, ah anche questo, il filtro del carburante, abbiamo le bobine, il coperchio della testata è tutto arrugginito, quindi anche questo via. E adesso andiamo a vedere le candele, 74%, no, le candele no. Ok, le candele no. Vediamo un attimo, supporto del cuscinetto, ma mi sa che devo togliere anche gli altri, vediamo, perché qua... Allora, qua li ho individuati tutti, quindi tutta la roba che ho smontato. Il motore funziona, anche qua li abbiamo individuati tutti, però dice il motore fa un rumore strano. Allora, andiamo a cercare di capire la scatola del cambio, il modulo ABS lo togliamo. Voglio controllare, vabbè, pompa ABS la togliamo. Ah no, forse pure la pompa, raga, è da sistemare. Però qua ancora non mi dà. Allora, voglio per curiosità andare a controllare la pompa del carburante. Comunque devo smontarlo tutto perché devo arrivare al pistone, però si sa mai. Ok. Voglio vedere questa com'è messa. No, questa va bene. Ok, non è uno dei problemi. La pompa del carburante. Allora, cosa ci può essere? Smontiamo tutto a sto punto. Io questo lo ritolgo, perché comunque è al 48%. Tanto non ci vuole niente a rimontare queste cose. Che devo capire quali sono i problemi. Quelli non erano comunque. Allora, di nuovo portiamola giù. Devo ancora indagare su questo motore. Allora, smontiamo. Devo comunque togliere le candele. Se no, comunque non è che posso togliere il pistone. Ok, quindi il pistone da cambiare è questo. Questi non sembrano... No, questo non c'è bisogno. Questo pistone va bene. E guardiamo che è al 60%, lo stato minimo dei pezzi. Se riesco a selezionare il pistone, perché qua è... Ok, questo va bene. E non è facile beccare sto cacchio di pistone. Ma porca. Comunque dovrebbe essere ok anche questo. Un rumore strano, ma qual è il problema? Proviamo con i filtri.
O la batteria? No, la batteria va bene. Tanto i filtri devo cambiarli. Quindi togliamo le clip. A meno che il rumore strano, poi alla fine sono i problemi al cambio. Allora, questo via. Questo va bene. Vediamo di appunto smontare il cambio. No, che telefonate, aspetta. Allora, il motore fa un rumore strano, continuo a non capire dove sono i problemi. Ma un mistero mi sembra. Adesso proviamo a smontare il cambio e magari risolviamo questo mistero. Ok, questo è tolto. Poi dice che ha problemi ai freni, quindi qua sono messe male le pinze, il disco dei freni ventilato. Quindi comunque lo togliamo. Ok, adesso dovrei riuscire. Prima devo togliere questo. Aspettate che pure qua ho visto che tanto il disco dei freni ventilato è da cambiare. Quindi tanto vale che lo smonto. Devo tirare sulla macchina per togliere il motorino di avviamento e poi smonto il cambio. E vediamo un po' se troviamo quei due problemi là. Ok, motorino tolto. Smontiamo il cambio e credo di riuscire a trovare i problemi. Speriamo. Perché qua ancora non ci dice nulla. Allora, la scatola del cambio è andata. Abbiamo il cuscinetto del rilascio della frizione che è rotto, piastra di pressione rotta, tutto da cambiare. È tutto rotto! Disco della frizione e volano, tutto rotto, quindi abbiamo risolto il mistero, abbiamo risolto il mistero di quei due pezzi. Tutto collegato al cambio. Bene. Qua abbiamo tutti i problemi. Allora, problemi ai fre i freni. Vabbè, sì, perché ancora devo togliere anche le ruote dietro, sicuramente. Ok, ce li abbiamo quasi tutti. Probabilmente ci sono dei problemini anche qui. Vediamo, vediamo. Montiamo tutto. Eh sì, pinza. Qua ci sono altri problemini. Vediamo la pastiglia. La pastiglia sembra a posto. Vediamo dove che dice problemi ai freni. Ne mancano altri due che sono dall'altra parte. Così facendo abbiamo scoperto tutto. Ecco qua, il disco dei freni. Qui è andato, forse anche la pastiglia, esatto. Dovrei aver trovato tutto. Ho trovato tutto, raga. Ok, abbiamo tutti i problemi di questa macchina scoperti. Quindi abbiamo capito che lavori bisogna andare a fare. E ci sarà un bel po' di lavoro da fare su questa macchina. E anche, però, ci sarà un bel guadagno. E un bel guadagno anche di punti XP. Quindi mi aiuta tantissimo a livellare questo ordine. Vi volevo fare vedere l'ordine che vi dicevo prima, che fa parte, diciamo, della storia del gioco, della trama. Questo è un cliente di quelli abitudinari. Mi scrive: "Ehi là, amico, devi prepararmi una macchina per la vendita. È quasi nuova, ma sai com'è? La gente compra con gli occhi, deve essere bella fuori. Per te non è un problema. Quindi devo, sistemare questa macchina a sto tizio che la deve vendere. Accettiamo l'ordine che magari nei prossimi episodi ci lavoriamo." Probabilmente. Ah, vabbè, qua ci mancano proprio. Manca il cofano. C'è da sistemare un po' la carrozzeria. E beh, ci sono anche dei problemi da risolvere. Ripara e sostituisci le parti della carrozzeria.
Ok, va bene, lo faremo. Peccato che non ho il laboratorio di verniciatura, perché sennò qui ci stava anche una bella verniciatura della macchina, dato che la deve vendere, però vabbè. Se la prenderà così, noi gliela mettiamo a posto la prossima volta. Allora, ragà, io mi devo fermare qui perché la mezz'ora di video è già passata e nel prossimo episodio quindi finirò questo lavoretto qua di questa macchina, vediamo di andare avanti anche con quell'altro che ho appena preso e poi tornerò comunque a dedicarmi alla Mercedes, anche perché, come vi dico sempre, cercherò di fare qualche giro dallo sfascia carrozze, vediamo se ho la fortuna di trovare i pezzi mancanti per la macchinina. Io vi ricordo come sempre di guardare i link in descrizione, trovate il link per venirmi a trovare in live nel mio canale Viola, streamo tutti i giorni da lunedì al sabato. Ci sono anche le info, gli orari, il programma settimanale delle live nel mio canale, quindi se andate a vedere sapete anche quando trovarmi. Comunque, se streamo al pomeriggio ci sono dalle 15 alle 17, quando streamo la sera ci sono dalle 21 alle 23 e ci sono i giorni come lunedì e giovedì che streamo sia al pomeriggio che alla sera, quindi doppia live. Se vi fa piacere e volete farmi crescere anche lì, mi raccomando, passate a trovarmi. Poi se volete contribuire con una donazione trovate il link donazioni. Se vi interessa comprare questo gioco scontato lo trovate su cdk.it su Instant Gaming. E detto questo, c'è anche il link per venire, per entrare nel mio gruppo Telegram, la sala giochi di Nora, se volete. E se volete fare un giro c'è anche il link del mio shop. Io vi ringrazio per aver visto l'episodio, spolliciate, commentate e alla prossima. Ciao a tutti!